Intellettuale complessivo, interdisciplinare, come non ne esistono più. Esempio di studioso coerente con le proprie idee, difese anche di fronte al carcere e alla morte in epoca fascista. Una figura ancora attuale, quella di Antonio Gramsci, nato alla fine dell'Ottocento in un paese della Sardegna. Per questo l'Università di Toronto gli ha voluto dedicare una conferenza interdisciplinare e internazionale a cui hanno partecipato 25 relatori provenienti da paesi come Canada, Stati Uniti, Brasile, Danimarca e Italia. Si vive in una società dove tutto ci appare facile, no? Ma in realtà non è così. Basta pensare agli immigrati, no? Che arrivano in Europa ogni giorno, che muoiono di fame, che muoiono attraversando il Mediterraneo. Spesso è successo anche che sono stati affondati dalle nostre navi da guerra italiane. Non è il mondo così facile. Spesso noi scambiamo una fetta molto piccola del mondo con il mondo. Secondo Luperini, un convegno come questo in Europa non sarebbe possibile in questo momento storico e politico. Soprattutto in Italia poi c'è un modo di essere americanizzati, che significa essere più zelanti del modello, per cui in Italia magari si pensa che Gramsci sia superato, no? Quindi si è più americani degli americani. Gramsci ci ha insegnato che il potere non è solo forza, coercizione, ma capacità di dominio attraverso il controllo dei linguaggi, dai nomi delle strade alla pubblicità. Attraverso la colonizzazione dell'inconscio, quindi attraverso la pubblicità che esercita la colonizzazione dell'inconscio, si forma l'uomo e si esercita un potere molto di più che dicendogli direttamente come fa una dittatura. No, una dittatura dice direttamente te devi fare questo. Invece il potere moderno lo suggerisce. La conferenza è stata organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura e il Patronato Inca. Questa è la prima conferenza che si tiene in Canada sulla figura di Antonio Gramsci e come spiegano gli organizzatori non è un caso che si tenga a Toronto, città di emigrazione, di movimenti, di persone e di culture. È doveroso, secondo me, parlare di tutti i pensatori, ma parlare soprattutto di un pensatore come Gramsci, i cui interessi erano accademici, ma non soltanto accademici, e che quindi possono, hanno una, sono idee che hanno una portata di grandissima importanza e che vanno molto al di fuori, molto più lontano degli interessi universitari. È un ponte tra l'Italia dell'Ottocento, del Novecento e la nuova Italia, un ponte anche gettato verso l'avvenire. È una figura discutendo della quale si parla di 50.000 cose diverse, tutte importanti. Il convegno prosegue domani dalle 9 alle 17 all'Istituto Italiano di Cultura. Daniela Sansone, Omni News.